E dopo averle provate tutte per mettere Baggio a suo agio, lo chiamai e proprio così, via, in modo molto semplice. Si dico: guarda, siccome mi dicono che sei bravo, ai miei adattarsi a te non gli riesce. Siccome sei bravo, sei sei che ta, da oggi sei sei che ti adatti alla squadra. Il 18 gennaio il Bologna sfida la Juventus al Dall'Ara. Per Baggio è un incontro di grande significato. La Juve rappresenta un bel pezzo della sua storia personale. Nella settimana che precede l'incontro, rilascia molte dichiarazioni su quanto per lui sia importante quella gara. Sabato pomeriggio, Olivieri comunica la formazione. Io pensavo la Juve in quel periodo lì andava a mille. Io valutai che Bologna non ce la poteva fare a stare dietro alla Juve. 90 minuti era matematico. Noi eravamo in fondo alla classifica, eh. Io avevo paura di rimanere invischiato, per cui rimane invischiato con una squadra che ha preso anche Baggio, l'allenatore non so male, ecco, io pensavo un po' anche a questo. E quindi secondo me scelsi la soluzione più logica. L'errore fu quello di arrivarci tardi, ma sta di campagna e si arriva un po' dopo. Un po' quando si arriva, si arriva. Credo che Roby già il giovedì aveva cominciato a capire che forse non avrebbe giocato, perché Olivieri stava cercando di qualcosa di diverso per controbattere questa, non solo alla forza tecnica, ma anche alla forza fisica della Juve. E quindi la scelta poteva ricadere sul mettere fuori lui e far giocare un giocatore con caratteristiche diverse. Non rientravo nella formazione titolare e niente, per me non era giusto, insomma, anche perché ci tenevo ovviamente a giocare tutte le partite, non solo contro la Juve, ma avevo parlato ovviamente tutti i giorni di questo incontro con la mia ex squadra, una cosa o un'altra e niente, io chiedevo solo di essere messo al corrente che non avrei giocato, fine. Anche per non parlare e dire tutti i giorni qualcosa, no? E invece questo lo vengo a sapere il sabato pomeriggio e la cosa mi manda in bestia. Non accetto e vado in ritiro e davanti a Olivieri, al presidente Gazzoni, dico che me ne sarei tornato a casa perché non accettavo quella situazione. Baggio disse: venne da me, ero col presidente Gazzoni accanto, mi disse: guardi, io a queste condizioni non ci sto, vado a casa. E io lo guardai e disse: lo dice a me, dillo a lui che ti paga, dice: a me me lo devi dire. Ecco, finì qui, ecco il colloquio. E per cui vado a casa. Quella volta lì mi sorprese, perché ho detto: Madonna, ma questo è tornato a casa e adesso cosa succederà? Però dopo, vabbè, lì avevo tutto un ambiente a favore, cioè lo amavano tantissimo, è stato un anno bellissimo a Bologna. Mi ricordo il giorno dopo porto i bambini a scuola e al ritorno ho trovato tutti questi striscioni mega lungo la strada d'ingresso dove abitavamo, in quella zona residenziale. Questi striscioni a favore di Roby, cioè, ma siamo a posto. Tutta la gente, tutta Bologna con Roby. 40.000 al Dall'Ara, c'è Bologna-Juve, festa assicurata. Tutti pronti anche per gustarsi il duello tra i due numeri 10. Niente da fare, c'è solo Alex Del Piero. È chiaro che lì io mi giocavo molto. Se la mia squadra, il Bologna, ovviamente avesse vinto la partita con la Juve, credo che io non avrei più giocato per tutto l'anno. Bologna, senza Roby Baggio, assomiglia ad un passerotto che tenta di intimidire un rapace. Minuto 48, il gol della bandiera non basta ai tifosi rossoblù. La sera dopo la partita, uscire da Bologna fu dura, sentivi il disprezzo della gente. Dopo cena andai a casa e quando entrai
anche la mia mamma mi dice, ma che gli ha fatto a Baggio? Dico, mamma, neanche te. Povera donna, fu, cioè questo dice dell'amore che aveva la gente per questo personaggio. E il martedì insomma succede un po', di problemi, ecco, con la tifoseria, perché se la prendono ovviamente con Olivieri, e insomma una cosa un po', è stata un po' più grande di quello che io realmente pensavo potesse succedere. Allora guardi, Baggio ci ha diviso la squadra. Insomma, non c'è nessun motivo perché se siano create queste guerre sui giornali tra me e Olivieri, io non ho nessun problema con lui. Chiaramente l'ho deluso domenica, l'ho presa forse nel modo sbagliato per qualcuno, per me chiaramente era una cosa da fare, se giusto o sbagliato poi ognuno la vede alla sua maniera. Capisco il suo stato d'animo e mi auguro che nella quiete di un pomeriggio possa ritrovare la forza per stare ancora 3 mesi con noi e portare a termine bene questo campionato. Una soluzione ci sarebbe, io l'ho pensata tante volte, tutta la notte, ho pensato perché 2 notti che sono sveglio, sarebbe quella di far giocare sempre Baggio, e questa è una soluzione. Non ho trovato però il modo di comunicarlo a tutti gli altri. Si è sempre parlato di uno spogliatoio molto coeso, quello del Bologna. In quel momento lo fu davvero, perché ci furono i giocatori che si preoccuparono di andare a riallacciare il rapporto con Olivieri e i giocatori che si preoccuparono di andare a riallacciare un rapporto con Roberto Baggio. Il che non vuol dire che c'erano i pro e i contro, ma semplicemente perché la squadra sentiva il bisogno che questi due personaggi importanti per la squadra non potevano lasciare la squadra, né l'uno e né l'altro. Ma non ci sono spazi, non ci sono margini. Cioè, ma io parlo, ma non ci sono margini per il bene di questa squadra. Come gruppo volevamo il mister e Roberto Baggio. Non potevamo permetterci né che se ne andasse Baggio e né l'allenatore. Io arrivai a campo. Quando, per entrare ci vuole la polizia, se no non entravo. Quindi avevo una tifoseria contro di me. A quel punto dissi, se dopo 4 anni a Bologna per entrare a lavorare ho bisogno della polizia, me ne vado. Quando dissi questo, la squadra si schierò con me, io ero in sede, vennero tutti, a uno a uno a convincermi, ma non avevo più voglia, mi era passato entusiasmo, così dissi, me ne vado. E alla fine di tanti discorsi quello che mi convinse con poche parole fu Kenneth Anderson. Disse, guardi, se va via lei vado via anch'io. E smetto, no, in quello spogliatoio lì non c'entro più. E allora disse, si riparte. E si ripartì. Quello che dovevo dire l'ho detto ieri. Non cambio discorso. Mi dispiace se Olivieri dovesse andarsene. L'ho già detto ieri, ma non l'ho detto solo a lui, l'ho detto a tutti. Sapevo di Gazzoni che aveva detto ha ragione Olivieri, però io sono dalla parte di Baggio. fu una cosa simpatica, in tutto tutta quella confusione mi piacque anche, mi fece sorridere la cosa. E da lì si aprì una pagina importante, credo, per noi e per la sua carriera, perché da lì azzerò tutto, resettò tutto quello che c'era stato fino a quella, in quella data, e saltò fuori il Baggio che poi andò ai mondiali. In gennaio si riapre il calciomercato, altro che attaccante finito. Baggio ha dimostrato di essere in gran forma, l'Inter si fa avanti per chiedergli di trasferirsi a Milano, ma Baggio dice no. Sì, ho rifiutato l'Inter a gennaio per rispetto verso Bologna, verso la città, verso la società, i tifosi, i compagni, tutto, perché comunque era stato un anno eccezionale anche per gli abbonati che c'erano, no? E andare via a metà anno mi sembrava un tradimento anche verso la gente. È chiaro che professionalmente la tentazione era grande, nel senso che